Sì, quest'anno l'amministrazione comunale di Barghelia, con l'appassionato sostegno del vice sindaco, darà luogo a questa settimana nel mese di luglio dedicata all'ambiente. È una manifestazione che per i contenuti, per i soggetti che verranno coinvolti, è una manifestazione di respiro sicuramente oltre la stessa Regione Calabria. Noi con questa iniziativa intendiamo sensibilizzare, convincere la gente che la tutela e il rispetto dell'ambiente è un qualcosa ormai di essenziale, di indispensabile, specie per questo territorio nostro che, voglio dire, non ha ulteriore sviluppo economico se non nel settore del turismo. Quindi noi dobbiamo curare a 360 gradi l'ambiente, dal mare ai fiumi, ai territori in generale, la raccolta differenziata. L'attenzione deve essere massima. Da parte di questa amministrazione comunale, in questi anni di governo, diciamo, di passi in avanti ne abbiamo fatti tanti. Siamo partiti con numeri di raccolta differenziata veramente bassi, in alcuni casi credo tra il 9 e il 10%. Abbiamo raggiunto numeri che sicuramente ci devono portare a migliorare, obiettivi che vanno sicuramente migliorati, ma siamo riusciti veramente ad ottenere risultati tangibili. Quindi sul territorio comunale oggi abbiamo veramente, credo anche, voglio dire, con la partecipazione della stragrande maggioranza dei cittadini, abbiamo una raccolta differenziata, una raccolta dei rifiuti abbastanza attenta e abbastanza, voglio dire, fatta bene. I risultati si vedono. Il mare, fin dai primi giorni dell'insediamento ci siamo dedicati alla depurazione, quindi interventi ai depuratori, ai sollevamenti, con sostituzioni di pompe. Abbiamo certamente affrontato la cosa con i numeri, e questa volta mi riferisco a finanziamenti, con soldi di bilancio. Noi siamo un piccolo comune, nonostante siamo il comune capofila di questo depuratore consortile, ma nonostante ciò, con quello che siamo riusciti a mettere prelevando dal nostro bilancio, già quest'inverno abbiamo fatto degli interventi abbastanza precisi che ci fanno sperare in una stagione prossima estiva sicuramente migliore. Le acque depurate sono sotto controllo costantemente da noi, ma anche dalle istituzioni preposte, e abbiamo ottimi risultati. Il nostro depuratore, nei controlli che sono stati fatti proprio da poche settimane, grazie anche all'input della stessa Regione Calabria per verificare la sussistenza di accumuli di fanghi nei depuratori, diciamo che il nostro impianto è stato trovato privo di accumuli di fanghi. Perché? Perché, come dicevo prima, la nostra attenzione è massima e quindi costantemente i fanghi vengono smaltiti nei termini e nei modi di legge. L'iniziativa di questa estate vuole essere
veramente un contributo a, a convincere tutti gli attori che sono impegnati su questa tematica a fare di più, quindi a partire dall'amministrazione comunale, ma riteniamo che la Regione Calabria, la provincia, i cittadini, le imprese turistiche stesse, le imprese turistiche devono convincersi che la difesa del turismo, quindi la difesa delle, dei loro investimenti, passa attraverso la difesa e la tutela dell'ambiente.